Ecco un altro che fa giro di tutti i segni zodiacali. Sono in ciabatte, sono scalza, anzi. Ciabatte cinesi con 3 euro dal supermercato. Insegna, sì sì, è un grande insegnante. Si vede che prima di scuola passa nella mia live, maestrino. Io sono messa da Dio. Stefano, vuoi vedere ciabattini? Mandami un leone. O un universo, va bene, dai. Tanti, Francesco. Sono una rosa di nome. Di fatto sono una persona. Ciao Andrea da Bologna, buongiorno. Non esco con nessuno, ragazzi. È inutile chiedere con me, con me. Non esco. Con te non esco, Simone. Devi venire tu. Daniel, io non campo, io vivo e guadagno molto bene. E tu per campare lascia stare commenti stupidi e vai a lavorare. Così magari la tua vita migliora. Perché se stai a invidiare altri, non cambi mai un cazzo. A parte che la merda non cambia, ma è sempre merda rimane, è vero. Buongiorno. Io sono signora coi signori. Se con te mi comporto da signora, mi sporco le mani. Buongiorno. Cambio occhiali, no name. Sono provincia di Vercelli, buongiorno. Grazie. Un saluto a Napoli. Un saluto ad Alessandria. Buongiorno. Per adesso sono le città dove sono stata. Anche a Roma sono stata. Grazie Nadir. A Novara siamo stata. Mi ricordo Alberto, tu sei Alessandria. Vedi che non ti ho visto da 2 anni, mi ricordo di te.
Io non ho detto di essere quello che hai scritto tu, io ti ho detto di non essere quello che hai scritto prima. Però se tu sei ottuso come angolo 179 gradi, cosa vuoi che ti spiego? 35. Desiderio per il futuro? Fare la mia vita migliore. Grazie Alberto. Non dirmi ste cose né a gara che ti blocco. Per me matrimonio è la peggior cosa che può capitare. Io quello cerco su TikTok, gente che mi ospita. Hai pensato tanto prima di scrivere? Ciao Tonovara. Io ho visto Napoli forse una decina, no, ma 5-6 volte di sicuro. E sono comunque viva. Io non voglio essere ospitata da nessuno, ma siete... Secondo voi così funziona, no? Entri su TikTok, io ti ospito, io prendo le valigie, salgo sul treno, pago tutto e vengo. Eccomi. Buongiorno Rocco. Sì, sì. E meno male che almeno ce l'hai una camera libera. Di solito mi scrivono che hanno il letto grande. Io non perdo tempo, io non so chi perde tempo.